Ma innanzitutto io credo che la presentazione di un cartellone di eventi fatta a metà luglio per l'estate sia già di per sé qualcosa di atipico e di difficilmente spiegabile. E il problema vero è poi capire anche, senza entrare nel merito, delle scelte artistiche fatte da chi poi parteciperà a questo cartellone, c'è da evidenziare quello che continua a essere un punto dolente della nostra politica cittadina, della nostra amministrazione, vale a dire la mancanza di una precisa strategia, cioè si va avanti così all'insegna dell'improvvisazione, si naviga a vista e si perde al contrario l'aspetto più importante, che è quello di far arrivare risorse per promuovere adeguatamente la città nei mercati di riferimento. Infatti bisognerà capire chi saranno i fruitori di questi spettacoli, al di là di coloro i quali occasionalmente si troveranno ad Alghero. Cioè, credo che il problema vero, al di là dell'aspetto che riguarda gli artisti, i quali chiaramente saranno ben lieti di partecipare e dare il proprio contributo, il valore vero è quello di capire cosa lascia poi tutto questo impiego di risorse pubbliche. Noi vediamo ancora oggi un sito Alghero Turismo che è monolingue in italiano, che è chiaramente inaccettabile, è totalmente insufficiente. Si è cancellato un portale che quantomeno aveva una sua struttura ed era tradotto in diverse lingue. Sono mesi che questa amministrazione si è attestata su una scelta di retroguardia, dando molto spazio, dando molta visibilità alle poche cose che avvengono di solito non per merito dell'amministrazione, ma perché altri soggetti hanno deciso di realizzare qui nella nostra bellissima città queste iniziative, legacy Giro d'Italia, legacy Mondiale Rally, e tutto questo perciò continua a evidenziare un qualcosa che non funziona. Manca il rapporto vero, reale, concreto con il comparto turistico, con gli operatori, e tutto questo si traduce poi in quello che sta avvenendo oggi. Non voglio fare considerazioni di tipo politico, anche se viene quasi spontaneo farle. La mancanza dell'assessore al turismo da oltre tre mesi evidenzia anche qui una forte criticità, una crisi politica che è sotto traccia, ma che sta dimostrando giorno dopo giorno l'inconsistenza, la debolezza di questa amministrazione.